con voi un nuovo video, preparatevi perché sarà super lungo perché vi parlerò del Cosmo Prof. Intanto vi devo far vedere il trucco che ho fatto oggi, o meglio, mi ha aiutato e me l'ha fatto una mia carissima amica che lavora da MAC, è un makeup artist, e quindi visto che era da tanto che non ci vedevamo, chiacchiere insieme, quindi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, abbiamo riprodotto questo trucco con una serie di consigli, ovviamente molto molto forte, perché io ho richiesto un trucco molto forte per video o comunque per foto. Non è di certo, secondo me, portabilissimo per uscire, soprattutto durante il giorno, la sera va bene. E quindi appunto registro questo video anche per parlarvi del Cosmo Prof. Sarà un video parlato, non ho fatto un vlog, ma vi linkerò quello di Miki, che va bene lo stesso perché l'abbiamo fatto insieme, e vi faccio vedere però tutto quello che ho preso. Allora, il Cosmo Prof è alla Fiera Bologna, dove sono stata da poco, e ormai col fatto che ci vado ogni anno mi sembra che sia sempre uguale, nel senso che non ho visto nulla di così eclatante. Sì, tanti nuovi prodotti, tante cose interessanti, ma nulla di veramente così eclatante. Sono stati 2 giorni di relax per me, perché siamo andati appunto io, Michela, Martina e sua sorella, quindi sono stati 2 giorni di relax in compagnia, io sono un po' decentrata, in compagnia a divertirci. Per me è stata una pseudo vacanza, nel senso che finalmente non ero come al solito a lavoro. Sono stata molto free perché ho lasciato andare le altre nei padiglioni che volevano, soprattutto io e Michi avevamo diversi appuntamenti, siamo andati, ci siamo presentati, abbiamo conosciuto tante aziende che sentiamo solo tramite mail, quindi abbiamo fatto pubbliche relazioni, che è la cosa che mi piace di più. Quest'anno non c'era tanta possibilità di avere campioncini, e anche il fatto che le blogger si presentano agli stand dicendo sono una blogger sperando di avere dei campioncini è molto ridotta ormai. Questa cosa le danno un po' solo a chi tra virgolette conoscono, però vabbè, a livello di prezzi solito, nel senso i soliti prezzi con ovviamente sconti, chi non ti metteva l'IVA, chi ti dava degli sconti anche sui corsi, e ad essere onesta sono stata veramente pochissimo sia al Cosmo Prof che anche nello stand delle unghie, perché sono arrivata venerdì pomeriggio e abbiamo fatto venerdì pomeriggio e praticamente sabato pomeriggio. Ci siamo stradivertite, infatti per chi segue anche Michela abbiamo fatto anche una live su Instagram dove ci siamo divertiti tantissimo. E niente, passiamo ovviamente a farvi vedere tutto quello che ho preso, non preso, e spiegarvi bene nel dettaglio. Mi sto perdendo perché tanto mi ricordo flash delle giornate tra amiche, fondamentalmente, perché ormai noi siamo amiche. Siamo passate allo stand di Makeup Forever, che quest'anno si è spostato finalmente ed era gigante, quindi era veramente grossissimo, avevi la possibilità e la facilità anche di comprare qualcosa. E mi hanno omaggiato di tre cose. Abbiamo preso, cioè mi hanno dato l'Artist Lip Balm, che è in questo packaging, ve li faccio comunque vedere qua da vicino, e nel colore 920, che è questo rosa. Vi faccio vedere questi swatch così, senza andare proprio nel dettaglio, anche così me lo facciamo prima. Poi un Artist Cry Lips al 922, che è bellissimo questo colore, è fatto in questo tubicino qua e è questo colore molto strong. E infine c'era sempre l'Artist Lip Blush e il 921, che è in questo packaging e di questo colore matitoni. Siamo passate poi da NYX, che ha fatto praticamente, dove era stata invitata a Michela, questo diciamo workshop di make-up, dove anche L'Oreal poi appunto l'aveva acconciata, e gentilmente ci ha dato un bel sacchetto con diversi prodotti, che vi ho fatto vedere la foto comunque nei social, e sono più che altro struccanti viso. Sono curiosissima di provarli, sono veramente molto molto curiosa, anche perché il marchio lo conosco, l'ho provato anni e anni fa quando ancora comunque non c'era in Italia, e non vedo l'ora di testare meglio i prodotti. Prima del Cosmo Prof abbiamo fatto delle genialate, nel senso che ci siamo iscritti alla pagina, è arrivata un'email della Nashi Arganna, dove se tu compilavi con i tuoi dati un modulo, passavi poi al Cosmo Prof a ritirare un pensierino. E dentro questo sacchetto c'è il kit da viaggio, quindi le mini sites per capelli, dove all'interno abbiamo uno shampoo, un conditioner, fatto in questo packaging, e anche l'olio.
comodissimi, molto molto carini, soprattutto validi i prodotti, io li conosco, mi piacciono, e ogni anno al Cosmo Prof comunque fanno qualcosa, e la novità che hanno presentato è l'essenza Anashi, proprio un profumo della loro fragranza. Stessa cosa anche da Gama, che se ti iscrivevi avevi la possibilità di passare a ritirare una piastra per capelli di queste dimensioni, che è una piastra per da viaggio, piccolina, rosa, bellissima. Come vedete è veramente molto 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 piccola. In esterna, tra un padiglione e l'altro, c'era anche questo marchio che si chiama Even, questo, dove anche qua ci hanno omaggiato di tantissime cose, ma veramente tantissime. Cosa sono? Sono delle maschere di ogni tipo, e come ad esempio questa, poi anche per le mani addirittura questa, poi ultra crema con i guantini utili, perché sarebbe veramente molto molto utile fare questo il prima possibile, anche perché le mie mani ringraziano, per i piedi, sono comunque monouso, queste sempre per i piedi, e dietro ci sono ovviamente in inglese tutte le spiegazioni. Però come vedete il sacchettino che ci hanno dato era pienissimo di queste fantastiche cose che non vedo l'ora di provare, e poi è un marchio che comunque vedo ogni anno al Cosmo Prof ed è molto carino perché anche la location dentro è adibita alla perfezione, e c'era questa pianta gigantesca con appese tutte queste cose. L'unica cosa che ho acquistato al Cosmo Prof, ma proprio l'unica, sono i mollettoni per i capelli, questi a 4,50 euro, è l'unico acquisto che ho fatto. Veramente mi sono stupida di me stessa, ma non ho trovato nulla che mi piacesse talmente tanto da acquistare, e poi con tutti questi omaggi, con altri omaggi che adesso vedrete, non mi serviva fondamentalmente niente. Voi sapete che collaboro ogni tanto con un marchio chiamato Tini Image, che arriva appunto, è spagnolo, tanto mi dà fastidio questo, e mi arrivano alcune cose, avete visto anche nei social le tinte labbra, siamo andate a visitare il loro stand, e non sapevo che avessero tutte queste cose professionali, tutte queste cose belle, anche le cose della skincare che Miki si è innamorata, e gentilmente ci ha lasciato diversi campioncini. Questi sono praticamente delle creme contorno occhi siero, e poi anche il loro fondotinta o la CC Cream, che io amo le CC Cream fondamentalmente, e tutti questi campioncini utili da provare anche per scoprire nuove cose di questo marchio che appunto non ci sono mai arrivate, anche perché so che è un po' difficile acquistare, infatti abbiamo parlato con loro e so che essendoci adesso da poco la referente italiana, in teoria dovrebbero cambiare alcune cose. Sempre vicino alla Tini Image che c'era comunque Essence, e la cosa bella di Essence è che aveva fatto questa location dove si potevano comunque creare i lip fai da te con il loro aiuto, quindi questa cosa era molto molto carina. Siamo passati in un altro stand che si chiama Eveline Cosmetics, che fuori proprio aveva un cesto con tutti i campioncini, e abbiamo appunto approfittato di questa cosa prendendo quattro tipologie diverse di campioncini che avevano per provare comunque tutte queste creme. Voi sapete anche, se mi seguite sui social, che per i capelli utilizzo i prodotti della Matrix, della linea Biolage, quindi al Cosmo proprio vicino a NYX c'era praticamente lo stand della Biolage, dove ha presentato questi nuovi prodotti, tutti completamente vegani, per capelli, quindi totalmente naturali. Mi ha spiegato un po' di cose, e poi gentilmente mi ha rilasciato tutti questi campioncini, che sono shampoo, recover shampoo, recover conditioner, uplift shampoo e uplift conditioner, e me ne hanno lasciati veramente tantissimi. Poi mi ritengo fortunata perché fatalità sono stata anche contattata poi dall'azienda per inviare appunto questi prodotti e poterli provare e testare, che ho postato appunto la foto sui social, quindi felicissima, non vedo l'ora di iniziare a provarli perché è un marchio che mi trovo benissimo, non mi secca la cute, mi lascia i capelli lucenti, sono veramente molto morbidi, quindi straconsigliato. Ormai sono veramente secoli, anni che utilizzo questi prodotti, e chi mi segue da tempo ormai lo sa che utilizzo per i capelli questi, anche se ogni tanto poi ci metto del chimico facendo la stiratura, però il resto dell'anno cerco sempre di curarli il più possibile. Io e Miki poi passeggiando siamo passati in uno stand sempre per capelli, Alpha Panr, e se tu facevi una foto nel loro campioncino ti davano un omaggio, e io ho scelto questo che dovrebbe essere uno shampoo se non ricordo male,
Trattamento, no, ho sbagliato. Trattamento ristrutturante in crema che rinforza la fibra capillare. Questo packaging. E sempre in un altro stand, dalla BCL, se ti iscrivevi al loro social in quel momento, ti regalavano uno scrub. E questo è il campioncino che è andato. Ovviamente oltre ai campioncini avevano lì formati grandi, quindi ci hanno fatti sentire, ci hanno fatto scegliere la profumazione. E devo dire che tutti questi campioncini mi incuriosiscono molto, perché ci sono tutti questi marchi, al di là delle unghie, che io non ho mai fatto caso, perché ero sempre focalizzato al padiglione delle unghie. Quindi con tutti questi campioncini non vedo assolutamente l'ora di conoscere nuovi marchi, perché onestamente sono proprio alla ricerca di nuovi marchi, cose nuove da provare, diverse un po' dal solito. Sempre dei capelli, ci siamo fermati anche da Parlux, che è un marchio che conosco benissimo per gli asciugacapelli, oltre che da Eti, che è il marchio che utilizzo io a casa come phon. Se ti fermavi e facevi una foto, che avete visto anche quella nei social, nel loro riquadretto, ti omaggiavano di una pallina a forma di cuore con scritto Parlux Anti-Stress, quindi anche comoda per fare esercizio fisico come al solito. Veniamo noi a parlare ora del padiglione unghie. Padiglione unghie, beh, sempre bello, anche perché ormai dopo tutti questi anni conosco tantissime persone, tantissime aziende, quindi passi a salutare uno, passi a salutare l'altro, siamo passati da Estrosa, siamo passati da Mesauda, siamo passati veramente da tantissime aziende, anche comunque per un saluto, perché ormai conosci il mondo, e vi faccio vedere velocemente solo due cose, perché altre le vedrete in un video spacchettamento. Siamo fermati da Fabi, che ormai lo conosco da un sacco di tempo, anche perché abbiamo anche delle amicizie in comune, e mi ha omaggiato gentilmente di questa collezione, dove vi faccio vedere velocemente il packaging e i colori. Mi ha fatto scegliere due prodotti interessanti. Allora, questo l'ho già provato, mi sono trovata molto molto bene, che è la crema per i piedi. E poi questo è un top coat fast dry, che promette di asciugare in modo molto molto velocemente. Dato che sto facendo comunque dei video di nail art con gli smalti, sono curiosa di provarlo. E loro poi carinissime, al solito, gentilissime come sempre. E infine sono passata anche da C&D. Anche perché ormai da C&D siamo più amiche che conoscenti, infatti sono assolutamente passata a salutarle. E carinamente ci hanno dato anche loro qualcosina, dove mi hanno dato questa lozione, che è buonissima, spa, che è veramente buonissima ed è professionale, nel senso che non viene venduta ai privati come me, ma viene venduta solo alle estetiste. E poi mi hanno omaggiato della nuova collezione della Vinylux, fatto in questo formato qua, e ve la faccio vedere veloce perché tanto la vedrete poi la foto nei social. E soprattutto questo colore qua e questo sono i miei preferiti di questa collezione, sono veramente bellissimi. Questo è tutto, nel senso che come vedete non ho fatto tanti acquisti, anche perché oltretutto le creme della mamma c'è stato un problema, nel senso che quest'anno non vendevano, quindi sono dovuta tornare a casa e acquistarla col 10% di sconto, ma i prezzi erano veramente molto alti rispetto a quelli della fiera, quindi è stato su questo un peccato. Come vedete non ho fatto tanti acquisti, perché anche solo il primo giorno, tra gli omaggi che abbiamo ritirato, i campioncini che ci hanno dato le aziende, non avevo necessità di acquistare nulla, perché sono anche a posto. Estrosa mi ha lasciato le nuove collezioni, che presto comunque vedrete comunque dei video, sempre comunque vedete dei video dedicati, vedrete i colori, perché a me sono piaciute tantissimo. Però io vi dico sempre così, non in collezione, ma perché sono colori classici che vanno e che io acquisterei ogni santa volta. Il Cosmo Prof promosso a pieno, vi devo dire la verità, ci stavo pensando, non so se l'anno prossimo tornerò, perché dopo tutti questi anni organizzo di gruppo in gruppo, come quest'anno, allora sì, è più una vacanza, se no se dovessi essere da sola non so se tornerei sinceramente. Ringrazio di cuore tutte le ragazze che mi hanno fermato, che mi hanno chiesto una foto, che mi ha chiesto l'autografo, vi ringrazio di cuore, perché è sempre una gioia immensa quando succedono queste cose, soprattutto una carica. Vi ringrazio di cuore anche per aver seguito questo video un po' caotico nel suo essere, perché mi sono proprio lasciata andare a raccontarvi tutto quello che mi passava per la testa, e soprattutto sarà anche un po' lungo, mi sa. Grazie ancora per l'attenzione, al prossimo, un grosso bacio, ciao!